Buongiorno, siamo le ragazze del Bublog e vorremmo fare una brevissima intervista a Lily Gruber. Buongiorno, volevo chiederle innanzitutto se lei avverte che ci sia una differenza fra i contenuti giornalistici mediati da personaggi appunto femminili o maschili, anche a livello di contenuti ma anche di stile, e se questa differenza può essere ricondotta al ruolo che hanno giornalisti uomini e giornaliste donne nel mondo appunto nel giornalismo. Penso che le differenze tra uomini e donne siano più culturali che, diciamo, fisiche, fisiologiche, nel senso che è ovvio, essendo state tagliate fuori per secoli dalle stanze dei bottoni, dal potere, è chiaro che abbiamo sviluppato anche delle capacità, delle attitudini diverse in più degli uomini. Quindi anche quando raccontiamo i fatti giornalistici, i fronti di guerra, siamo come più rotonde, un quadro più completo. Grazie. E poi volevo chiederle, riguardo al libro che ha scritto della storia di Malta Gilmore, se lei, cioè, qual è stato il messaggio o i messaggi che ha voluto trasmettere con maggiore urgenza nel momento in cui ha scelto di scrivere questo libro e di raccontare questa storia? Allora, sostanzialmente c'è un messaggio per le donne e soprattutto per voi donne giovani. Tutte potete essere Martha Gellhorn, tutte potete ambire a delle posizioni importanti, a dei progetti ambiziosi. Bisogna però essere un pochino disponibili a rischiare e disponibili anche a perdere ogni tanto. Non tutte le battaglie si vincono. E poi un altro messaggio importante è quello della urgenza di avere un'informazione seria, un'informazione verificata, un'informazione che si basi su dati, fatti credibili, e quindi ci vogliono i giornalisti per fare questo. Non siamo una razza estinta e non ci estingueremo. Ringraziamo tantissimo Lily Gruber e grazie veramente per i consigli. Grazie a voi, in bocca al lupo.